mostriciattolo è stato trovato sotto casa mia, Rocca Pitigliana, in comune di Gaggio Montano. È circa 1,40 m, credo che sia un record. Lei era fermo in mezzo alla strada, a crogiolarsi al sole, però purtroppo io che normalmente non uccido le vipere, ho tanti animali, cani e bambini, ho dovuto sopprimere col mio profondo rammarico. Ma, voglio dire. Siamo nell'ambulatorio veterinario di Vergato della dottoressa Miriam Muracchini. Siamo qua perché questa mattina è stata ritrovata da un ragazzo del luogo un rettile di circa 1,30 m, che noi credevamo fosse una vipera. Invece la dottoressa ci spiega che non si tratta di una vipera. Salve. No, non si tratta di una vipera. E ci sono alcune caratteristiche macroscopiche molto evidenti che ci permettono di dirlo con una certa tranquillità e soprattutto ci permettono di distinguerlo a distanza. Allora, innanzitutto in Italia non esistono esemplari di viperidi che superano i 90 centimetri. Normalmente le nostre vipere vanno dai 45 ai 70 centimetri, le femmine sono un pochino più grandi, quindi effettivamente possono arrivare anche a 80-90 centimetri, ma non superano mai il metro, quindi non sono mai stati trovati esemplari di queste dimensioni. Quindi già questa è una prima caratteristica che ci permette di dire appunto che questo esemplare non è una vipera. Altro dato essenziale da prendere in considerazione, così in una prima valutazione di tipo macroscopico, è la forma della coda. Nella vipera la coda è una appendice molto più corta di questa e soprattutto c'è un distacco netto tra quello che è il corpo e la coda, quindi c'è una strozzatura quasi ad anello, quindi il corpo che è affusolato, largo, si stringe improvvisamente e poi parte questa coda che però è più corta. Quindi già questo ci permette di dire appunto, di riconfermare il fatto che non si tratta di una vipera. La colorazione del mantello, anche questa, è abbastanza diversa dalla vipera, cioè il colore di base effettivamente è simile, abbiamo una sfumatura grigio tendente al marroncino con questi disegni, che però normalmente nella vipera questi disegni si incrociano sulla schiena, quindi sono delle macchie nere un po' più grandi incrociate sulla schiena. Poi ovviamente c'è quello che è il carattere distintivo dei viperidi, dei velenosi, che è l'occhio. Allora, in questo esemplare purtroppo la testa è schiacciata, quindi risulta un po' difficile vedere l'occhio, però se riusciamo a fare un'inquadratura qua, ecco, la forma della pupilla nei velenosi, nei viperidi, è ellittica, ovvero è a fessura in senso verticale, in questo senso. In questo esemplare la pupilla è tonda. Allora, questo è veramente l'unico segno che ci permette con assoluta certezza di distinguere un viperide, quindi un serpente velenoso, da un comune colubride o comunque diciamo da una biscia non velenosa. Ecco, ripeto, qui si vede un po' poco perché effettivamente un po' rovinata. Poi ci sono altri caratteri che richiedono comunque già un'osservazione un po' più fine e possibilmente da farsi su un animale morto, perché se non siamo sicuri che non si tratta di una vipera può risultare un po' pericoloso. Ed è questo. Dunque, le squame qui sotto il labbro, nelle vipere abbiamo due file di queste squame, disposte verticalmente, più piccole, qui ne vediamo una fila solo sotto l'occhio, che è questa, piuttosto grande, però è una sola fila. Generalmente nelle vipere sono due file. E poi ovviamente la presenza delle zanne, che qui non ci sono, qui c'è l'osso, questo, ecco, questo qui possiamo vedere ad esempio alcuni denti che sono disposti su più file, questa è una parte della mascellare, i denti sono disposti su più file, sono rivolti caudalmente, appunto servono per la masticazione della preda, ovviamente ne facilitano, disposti in questo senso, ne facilitano la progressione verso le fauci.
Dicevo, nelle vipere ci sono appunto le zanne, che sono i due denti, meglio conosciuti forse come canini, che sono i denti velenosi, veleniferi, e sono dei denti cavi all'interno per permettere appunto il passaggio del veleno, e sono molto molto lunghi, molto evidenti, tanto che generalmente vengono portati ripiegati all'interno del cavo orale in senso caudale, e solo nel momento in cui l'animale deve mordere vengono estratti, quindi si vengono a posizionare in senso orizzontale, e da lì poi appunto c'è il morso, quindi l'inoculazione del veleno. Questo animale i canini non ce li ha, le zanne non le ha, quindi assolutamente non può essere una vipera. La forma della testa, molti parlano appunto di forma triangolare, è vero, le vipere hanno la testa a forma triangolare, ma come peraltro anche altri serpenti, altri rettili di questa categoria possono avere una forma triangolare. Se noi guardiamo qui, adesso cercando di ricomporlo al meglio, la forma è effettivamente triangolare. In realtà nella vipera questa forma è molto più accentuata, esiste una vera e propria strozzatura, quindi una differenziazione tra testa e collo, quindi la forma è molto più triangolare con un distacco netto tra testa e collo. Quindi diciamo che in linea di massima, a prima vista, quello che noi dobbiamo, prima di decidere di difenderci da questi animali, questo ad esempio è un animale assolutamente innocuo, quindi si poteva tranquillamente lasciare in vita. Questa è molto probabilmente una biscia d'acqua, che normalmente da giovani vivono vicino ai corsi d'acqua o nei corsi d'acqua, e poi da adulte si spostano nelle zone collinari. Quindi questa infatti è stata trovata, se non sbaglio, proprio in collina dalle nostre parti, vicino a dei cespugli. Dicevo, prima di decidere se abbattere o meno uno di questi animali, allora, prima cosa, le dimensioni. Se noi vediamo un serpente di oltre un metro, lasciamolo stare, perché non è sicuramente una vipera. Seconda cosa, dicevo, la colorazione è abbastanza evidente, queste macchie nere sono prevalentemente sul dorso, quindi se vediamo queste strisce, queste macchie effettivamente nere come sono nella vipera, però poste qui lateralmente, già questo ci permette di escludere che si tratti con una buona approssimazione della vipera. E poi, se abbiamo il tempo e modo, guardiamo la coda, che come dicevo prima ha una conformazione decisamente diversa, nel senso che appunto è molto molto più netto il passaggio tra corpo e coda. Quindi cosa posso dire ancora? E so che l'impatto con questi animali non è piacevole, perché generalmente quando ci si trova di fronte a un serpente, a una biscia, a una vipera, la prima cosa che il primo istinto è quello di difendersi, e quindi di uccidere questi animali. In realtà, come dicevo, questi sono animali utili, assolutamente innocui, non attaccano l'uomo, quindi possiamo tranquillamente passeggiare, loro si spostano, non ci verranno mai a disturbare. Generalmente, anche se noi ci avviciniamo, tendono a scappare, quindi si fanno i fatti loro, non vengono sicuramente a cercare noi, quindi cerchiamo di in qualche modo di rispettarli, perché hanno una funzione anche loro, che è quella appunto di nutrirsi di nocivi, che noi possiamo animali che noi possiamo classificare come nocivi, quindi roditori, piccoli roditori generalmente, insetti in altri casi, uccellini, vabbè, comunque insomma diciamo non creano nessun tipo di problema, anche se vivono vicino alle nostre case, perché ripeto, non sono assolutamente animali pericolosi, anche se forse per il loro aspetto poco gradevoli probabilmente. Grazie.